La città di Teramo dimostra di essere ancora attrattiva per il mondo bancario. In Piazza Orsini, la Banca del Fucino inaugura uno sportello smart con bancomat e possibilità di deposito. Fondata nel 1923 da Giovanni e Carlo Torlonia, la banca romana lega il suo nome alla realizzazione di bonifica e riassetto della piana abruzzese del Fucino, definita la più grande opera idraulica dell'Italia Unita. Siamo presenti su varie parti dell'Abruzzo con 8 filiali e oggi siamo riusciti a mettere un primo tassello su questa città, che di fatto è una parte dell'Abruzzo che ci mancava, che dovevamo in qualche modo segnare. Voi lo chiamate sportello smart, ma cosa fa questo sportello? Questo sportello permette certamente la normale operatività, che è quella del prelievo, ma andiamo anche sul discorso dei versamenti e di tutte quante le operazioni che in qualche maniera a livello digital possono essere fatte. Resterà per sempre uno sportello smart? Beh, speriamo di no. Il fatto di aver messo lo sportello dovrebbe essere, con cauto ottimismo, propedeutico poi ad una presenza stanziale. La recente chiusura di tante filiali bancarie in provincia di Teramo preoccupa per il mancato sviluppo economico del tessuto imprenditoriale. L'inaugurazione di uno sportello bancomat di Banca del Fucino in città, preludio all'apertura di una vera e propria filiale, rassicura anche le istituzioni sull'attrattività del territorio. Stiamo lavorando proprio per frenare questa emorragia, clamoroso errore e anche un'offesa nei confronti del territorio. Devo dire che le cose stanno cambiando e il momento odierno è un momento che segna ancora di più questa inversione di tendenza, sulla quale dobbiamo sicuramente investire. Questo è un territorio attrattivo, è un territorio che ha risorse, è un territorio che ha una rappresentanza istituzionale e territoriale sana. Ecco perché è assolutamente necessario che si recuperi questo terreno, si rafforzino i presidi, a cominciare dalla città capoluogo, ma anche delle aree interne. Ecco, quindi ringrazio Banca del Fucino per questa scelta. L'arrivo di una nuova banca in città è considerata positivamente anche dai confidi, perché crea un'opportunità concreta per gli imprenditori che vogliono far crescere la loro azienda. È una banca che ha rafforzato il proprio impegno su questa regione, dove noi ovviamente siamo nati e siamo presenti, quindi non possiamo che essere contenti di un rafforzamento della presenza di Banca del Fucino, con la quale siamo in ottimi rapporti, stiamo collaborando molto bene, stiamo portando nuova linfa in termini di credito e di servizi alle imprese del territorio che ne hanno molto bisogno, visto che purtroppo altri competitor del territorio si stanno disimpegnando sempre di più, chi invece arriva è ben accolto, in particolare da noi.